compito che dovete fare per domani è un tema. Dovete scrivere una vostra giornata tipo a casa, spiegando come Alan, svegliati! Vuoi svegliarti? Come ti permetti, Alan? Insomma, vuoi svegliarti? La numero uno del grande Alan vincerà! Alan, esci subito da questa classe! Beh, si può sapere che cosa stai facendo in giro per i corridoi? Ciao, Stella. Per caso ti ha mandato fuori dalla classe perché stavi ancora dormendo? Pensa ai fatti tuoi e vedi di lasciarmi in pace! E allora la smettiamo di fare chiasso qua fuori? Beh, ecco io... Ne ho abbastanza! Vai a fare 10 giri di corsa! Sì... Avanti, Alan, smettila di essere arrabbiato con me. È tutta colpa tua, brutta smorfiosa, se ho dovuto fare 10 giri di corsa del campo sportivo. Va bene, scusami. Senti, Alan, è da tempo che voglio chiederti una cosa. Perché porti sempre con te Boomerang? Perché non la lasci a casa? Dici questa? Non capisco perché non porti con te la numero uno. Beh, sai, questo è un ricordo di mio padre. Me l'ha regalata prima che iniziassi le scuole elementari. Non ti voglio! Io non voglio nessun giocattolo! Ma che cosa vuoi fare, Alan? Io non voglio che papà vada via! Non voglio! Non voglio! Ma dobbiamo lasciarlo andare, Alan! Deve realizzare il sogno della sua vita! E noi dobbiamo sostenerlo ed essere forti, anche se quello che sta per fare è pericoloso! Alan, ti prego, perdonami se sono così egoista, ma questa è l'occasione della mia vita. Devo conquistare il primo posto al più grande rally del mondo. È ancora più importante e pericoloso della Parigi-Dakar. È stato fatto per la prima volta 50 anni fa e non è mai sopravvissuto nessuno. Per me è importante correre in una gara così difficile. Anche tuo padre era partito per fare quella gara e non è più tornato. Ma tu, Damiano, devi promettermi che tornerai, ti prego. Te lo prometto, mamma. E non preoccuparti per Alan, ci penserò io a farlo crescere come si deve. Damiano, dobbiamo andare adesso, sbrigati! D'accordo, aspetta, arrivo subito! Questa si chiama Mini 4WD e non è un giocattolo. Tienila sempre con te e forse un giorno capirai quello che sto facendo. Grazie, papà. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. E la porti sempre con te? Sì, sempre. Papà non è più tornato a casa, ma grazie a Boomerang mi sono fatto un sacco di amici. E adesso credo di iniziare a capire perché papà è dovuto andare via. Ti ammiro tanto, Alan. Fino ad ora non ho fatto niente di importante, ma un giorno riuscirò a partecipare a quel rally infernale. Ne sono sicuro, vedrai, Stella. E così... riuscirò a realizzare il sogno di mio nonno e di mio padre. Giusto, ma come fai a sapere che tuo padre è morto? Magari non è morto affatto in quella gara. È quello che vorrei anch'io, Stella. Ma sono ormai 5 anni che è partito per fare quella gara e non abbiamo più avuto sue notizie. Ecco perché pensiamo sia morto. Guarda che tuo padre è vivo. Che cosa hai detto? Che è vivo o che lo era almeno fino all'anno scorso. Ma ne sei sicura, Stella? Certo, forse tu non ti ricordi, ma c'era un'altra persona con lui in quella macchina. Tuo padre non è andato da solo. Ma certo, c'era il navigatore. Quello è mio fratello. Ma sì, certo, devi sapere che mio fratello ha preso parte a quel rally infernale assieme a tuo padre. Ma allora il navigatore era Francesco. Devi sapere che in quella gara tuo padre mi ha salvato la vita. Che cosa è successo? È cominciato tutto 7 anni fa. Erano tempi duri e io cercavo di fare del mio meglio per diventare un grande progettista di auto. E un giorno è arrivata l'occasione che aspettavo da tempo.
disegnare una macchina per la Formula 1 e per il corridore più grande. Allora quella macchina era la macchina di mio padre, non è vero? Sì, esatto. A quel tempo Damiano era il più grande e famoso corridore di tutta la nazione. Allora ho accettato con grande entusiasmo quell'offerta e ho progettato la macchina in base alle precise esigenze di tuo padre. Però durante il primo test di guida... Wow! È il miglior tempo! I freni non funzionano! Ah! Attento! Era tutta colpa mia. Avevo commesso un errore nel progettare la macchina. Fu un brutto colpo per me, perché Damiano si era fatto male seriamente e non avrebbe più potuto correre in Formula 1. Così decisi di smetterla con i progetti delle auto da corsa e andai a scusarmi con tuo padre. Ma lui mi disse... Non ti devi preoccupare, Francesco. Io non volevo correre per sempre in Formula 1. Era soltanto un mezzo per poter realizzare il mio grande sogno, quello di poter partecipare al rally infernale ed arrivare alla fine. Questa è la cosa che più desidero al mondo da quando sono nato, e anche tu non devi smettere di inseguire il tuo sogno, ricordalo. Presto Damiano lasciò l'ospedale e iniziò la terapia per la riabilitazione. Grazie alla sua tenacia ritornò a gareggiare e io fui colpito dalla sua determinazione. E proprio in quel periodo ho iniziato anch'io a interessarmi al famoso rally infernale. Ma la gara era molto più difficile di quanto avessimo pensato prima. Spesso ho pensato di lasciar perdere e ogni volta Damiano mi incoraggiava e mi aiutava ad andare avanti. Poi sono dovuto tornare qui. Ma penso che Damiano sia ancora là a cercare di vincere il rally infernale. Ma allora questo vuol dire che forse è ancora vivo. Papà, io spero che tu possa sentirmi. Farò del mio meglio con le 4WD, ma tu devi vincere il rally infernale. Alan mi ha detto tutto. Damiano, allora sei vivo. Quando ho visto Francesco per la prima volta dopo il suo ritorno, non gli ho chiesto niente per paura. Sono così felice di sapere che sei ancora vivo, figliolo caro. Insomma, chi è quel villano che suona a quest'ora del mattino? Eh? Ciao, ben svegliato! Salve! Visto com'erano la prima e la seconda eliminatoria, ho pensato che le prossime saranno più difficili e che quindi abbiamo bisogno di fare un po' di allenamento. Ecco perché sono venuto a prenderti così presto. Ciccio Sprint ti spiegherà tutto. È presto detto. Davide ha deciso di costruire una pista per corse fuori strada dove i nobili guerrieri si possono allenare. Tu che cosa ne pensi, Alan? Davide, sei davvero un ragazzo generoso. I lavori finiscono oggi, così domani iniziamo le prove. Questo è proprio quello che ci vuole, vai, diventeremo i migliori. Io non resisto. Grazie a questa pista costruita da Davide potrò finalmente diventare un grande pilota. Mio padre ne sarà orgoglioso, il suo adorato figlio diventerà famoso come lui. E allora che cosa fai? Ti decidi a darmi quella borsa, sì o no, ragazzino? E va bene, me la prendo da solo, ok? Ma quelli laggiù sono le cipolle! Una mini 4WD! Ehi, ma non lo sai che non puoi avere una mini 4WD? Non ti ha detto nessuno che bisogna avere almeno 10 anni? Questa la prendo io, è chiaro! Fermati! Dai qua! Ma tu sei Alan, dei nobili guerrieri! Sei arrivato in tempo! Per colpa tua siamo stati sbattuti fuori dal club del signor Arturo! E adesso...
adesso la devi pagare. Non dire stupidaggini, vi hanno cacciati perché giocavate in modo scorretto. Stai zitto se non vuoi che ti sistemi per sempre. Guardate là, sta arrivando Arturo. Oh no, Arturo! Aiuto, scappiamo! Accidenti, ragazzi, che tempismo! Oh no! Questa è tua. Oh, grazie, sei molto gentile, Alan. Eh? Ma come fai a sapere il mio nome? Ma tu sei forse Ted? Sì. Ehi, fermati, Ted! È praticamente impossibile riconoscerlo quando è senza trucco. Che tipo strano. Che bella! È una pista incredibile. Au, au! Davide, sei davvero eccezionale. Non è vero. Non capisco perché Ted non arriva. Non lo so, ma di solito non arriva mai in ritardo. Perché non cominciamo ad allenarci noi quattro, eh? No, aspettiamo ancora un po', ragazzi. Oh, povero me, ho dormito troppo e così non ho avuto il tempo di truccarmi. Spero mi riconosceranno. Oh no, grazie. Fermola! Ehi, amico, non ci siamo incontrati anche ieri per caso? Sei davvero carino questa mattina. Dici un po' che cosa hai fatto. Beh, ecco, io... Ma come mai tieni così stretta quella scatola? Oh, beh, questa è... Ma cos'è questa roba? Questi sono trucchi. Che strano, pensavo fossi un ragazzo, non è così? Ti prego, ridammela subito. Che cosa ne facciamo, Granchio? Facciamolo divertire un po'. Non possiamo aspettare ancora, avanti, iniziamo. No, aspettiamo ancora un po'. Eccolo. Ma non è truccato. Che cosa gli sarà successo? Ted, perché sei conciato in quel modo? Ciao, ragazzi. Ero in ritardo, ho corso e sono caduto. Vi prego di scusarmi. Questa è la prima volta che ti vedo senza trucco. Sei davvero molto diverso, sembri un altro. Avanti, adesso che siamo qua tutti possiamo iniziare l'allenamento. Sì, però sarebbe meglio se ci dividessimo in due squadre per fare una bella gara. Grande idea! Molto bene, iniziamo, io segnerò i tempi. D'accordo, io sto con Ciccio Sprint. Ok, Ted allora corre con me. Davide! Che c'è? Guarda la mia palla di cannone. Oh, mi dispiace. Facciamo così, usa la mia macchina di scorta, va bene? Non ci riesco, sono finito. Senza il mio trucco non riesco proprio a far niente. Come faccio adesso? Che succede, Ted? È stata tutta colpa loro. Ci avrei giurato che erano state le cipolle. Tu non mi conosci, Alan. Quando non sono truccato, sono solo un ragazzo stupido, sciocco e pauroso. Non puoi parlare così. Devi avere fiducia in te. Non devi avere paura proprio di niente. Tu sei Ted, il grande pilota di Mini 4WD. Tutti noi crediamo nelle tue capacità e sappiamo quanto vali. Credete nelle mie capacità e io sono il grande Ted. Allora siete pronti, ragazzi? Sì! Sì! Prima corsa, la numero uno di Alan. È la mia regina delle corse. Forza, mettetevi in posizione. Alan, non ti preoccupare per gli incidenti, perché ci sono qua io a salvarti. Grazie, Ciccio Sprint. Davide, anch'io sono pronto, guarda. Ok. A posto! Mi spiace, non puoi battermi. Bene, lo vedremo alla fine. Via! Forza, vola! Non cedere! Ehi, ragazzi, quelli non sono i nobili guerrieri. Ma come osano costruire una pista soltanto per il loro allenamento? Perché non ci vendichiamo e gli diamo quello che si meritano? Sì! Sì! Yeah! Ma quelli sono... Le cipolle! Accidenti! Presto, ragazzi, distruggiamo la pista! Fermo, che cosa vuoi fare? Vattene, lasciami in pace! Alan! Ciao, ragazzino, non sapevo che fossi uno dei nobili guerrieri. Ma che cosa state cercando di fare qui? Ragazzi, lasciamo perdere questi scocciatori. La nostra gara è molto più importante di loro. Smettila di dire sciocchezze, piccoli!
Ehi, Alan! Dannazione! La numero uno è uscita fuori strada, allora che cosa devo fare adesso? Ciccio Sprint, continua la corsa da solo, a questi ci pensiamo noi, vai! Va bene, va bene. Bah! Ci penso io, distruggerò la tua macchina così non correrai più! Fermati, citrullo! Mi spiace, ma questa volta non hai scampo, amico! Alan, io sono fuori, cerca di continuare tu! Va bene, Ciccio Sprint! Vai, numero uno! Fermati! Sarò un mostro, lo pagherai! Oh no! Ma è impossibile! Abbiamo fatto di tutto e le macchine vanno ancora! Non avete ancora capito che noi siamo i migliori? Non potrete mai distruggerci! Siamo i migliori, capito? Noi siamo i migliori! Sì, noi siamo i migliori! Io sono il migliore! Vi consiglio di andarvene subito, o il grande Ted vi distruggerà tutti! Siete finiti, cipolle! Il grande Ted dei nobili guerrieri vi darà una bella lezione! Adesso avanti, vediamo a chi tocca ora! Ragazzi, andiamo via, presto! Ce l'hai fatta, bravo Ted! Sei stato davvero il più grande! E la gara, come sta andando? Oh, li ho persi di vista! Non preoccupatevi! Guardate, ragazzi, stanno arrivando adesso all'ultimo angolo! Ma chi sarà in testa? Arbacco, sono pari! Cosa incredibile! Ma allora la gara non vale? Sì, invece, abbiamo vinto in due. Siamo stati tutti e due bravi. Hai ragione. Ted, non pensavo tu fossi così forte anche senza il trucco. Senza trucco? Ma che cosa succede? Vuoi dire che sono davvero senza... Adesso andiamo! Sì! Papà, credo di aver capito che cosa vuol dire realizzare un sogno. Farò di tutto per realizzare il mio con i miei amici. Ma tu non devi lasciar perdere il rally infernale e un giorno tornerai a casa vincitore.